Disco Diva ormai è un evento imperdibile, ideato e creato da Cristina Tassinari con l'intento di celebrare la disco music degli anni 70 e ovviamente con Disco Diva parte ufficialmente anche l'estate 2023. Un festival davvero a cielo aperto che serve a celebrare i grandi successi di un'epoca d'oro, un'epoca del glamour, l'epoca dove sono nate le discoteche in Italia e dove sono nate proprio qui a Gabì. Ma la mia creatura è nata 9 anni fa, ovviamente da questa bellissima balconata, respirando un'aria anni 70 continuamente. Ho detto, ma chi non ci ha pensato nessuno così, di fare un festival sulla disco? E questa intuizione è stata molto forte, tant'è che ho coinvolto il comune di Gabice ed è partita questa mia creatura, io la chiamo, perché così è stata. Ha avuto subito un grandissimo successo per poi arrivare ad oggi che siamo ad una nona edizione e che devo dire abbiamo tanti riconoscimenti sia di pubblico che a livello mediatico. Abbiamo già visto ieri sera dedicata all'Italo Disco che è stato un successone incredibile con Gazebo. Questa sera è la serata di punta, come vedete dal mio look, è la serata pienamente disco anni 70. C'era e la celebreremo con gli Chic. Quindi insomma, penso che non ci sia bisogno di dire altro, con tanti DJ set che si succedono dai più piccoli ai più grandi, international come ieri sera a Capote. Domani sera avremo DJ Ralph con un programma dedicato alla musica che appunto è la disco in questo caso, quindi togliamo l'immagine da Ralph in altri contesti. Poi Daniele Baldelli, Gino Grasso e tanti altri. Ci siamo contenti, è una bellissima festa, è cresciuta sempre di più ogni anno. Pensare che siamo già alla nona edizione mi fa pensare che è passato il tempo, però sono sempre molto felice, molto contento anche dei risultati che stiamo ottenendo e questa è la dimostrazione che quando si lavora anche con un lavoro di squadra i successi si ottengono. Poi basta vedere il panorama, la location, Gabice Monte. Sono veramente felice. È chiaro che dietro c'è un lavoro importante, poi quando si arriva che inizia una serata, allora ci si rilassa un po'. Quindi buon Disco Diva a tutti e vi aspettiamo e un saluto a tutti gli amici di Rossini TV. Vogliamo ricordare, Sindaco, anche che una parte comunque del ricavato verrà devoluto alle famiglie colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna. Sì, abbiamo pensato quest'anno di aiutare i nostri amici emiliano-romagnoli perché poi affollano anche le nostre spiagge, quindi è un gesto di solidarietà, un atto dovuto e siamo felici di poter magari alleviare il dolore a qualcuno con un piccolo contributo.